Cerca punti salvezza il capistrello contro un vasto marina che naviga in acque decisamente agitate ormai da tempo e che prova contro i granata a trovare qualche segnale di vita per rinfocolare la speranza ormai un po' affievolita. Al neo mister Antonacci l'arduo compito contro un capistrello che sin dai primi vagiti del match si mostra propositivo e fattivo, con Daniele Di Girolamo che all'ottavo si sgancia sulla fascia, quindi si accentra e calcia, ma il cuoio si impenna per un rimbalzo irregolare e decolla sopra la trasversale. 18esimo prova una reazione l'11 ospite con De Vizia che conclude a lato senza impensierire più di tanto Mario Di Girolamo. 24esimo ancora capistrello protagonista della persona di De Rocis che prova ad assecondare la sponda di Brusca senza trovare il bersaglio grosso però. Partita godibile in una giornata propizia anche sotto il punto di vista del meteo, così si gioca su buoni ritmi e alla mezz'ora è di nuovo Di Girolamo a mettersi in proprio e a indirizzare la sfera tesa e precisa fra i piedi di Fantozzi fermato dal palo e da uno sbandieramento per sospetto fuorigioco. 43esimo occasione per Franchi, però non ha ancora il piede caldo e si vede. Lo riscalderà appena pochi minuti più tardi. Intanto al 44esimo Mastrone ci mostra un saggio di bravura direttamente da tiro d'angolo con una traiettoria liftata che mette in difficoltà Galante che smanaccia e si salva. L'inizio della ripresa a forti tinte granata nel giro di un paio di minuti ci mostra quanto segue. Terzo, taglio illuminato per De Rocis, tutto solo e troppo pensoso per risultare letale. L'estremo ospite ringrazia e salva, ma nulla potrebbe pochi secondi dopo se Franchi non mancasse l'impatto con il cuoio a centro area. Sesto, angolo per il capistrello, sponda aerea di Brusca e sfera che rimane lì al centro dell'area per svariati secondi. Non succede niente, ma dopo un minutino appena è Franchi a far succedere qualcosa con un piatto sporco, come quando hai la lavastoviglie rotta ed efficace come un vaccino che inietta 3 punti che profumano di salvezza per i capistellani, che però non chiudono e prendono a calciare con una certa insistenza ma con poca efficacia verso la porta vastese. Qualche esempio? 15esimo, Fantauzzi parte verso l'ignoto e solo i centimetri non gli consegnano un euro gol per altro meritato. 18esimo, diagonale di Mastrone e deviazione salvifica del portiere adriatico. 26esimo, recrimina De Rocis con tutta la tribuna annessa e connessa per lo scarso tempismo nell'impattare con il cuoio che si perde a fondo campo. 33esimo, De Rocis si trasferisce in cabina di regia e pennella per Franchi alla conclusione a botta sicura e trova un difensore ospite a frenarne i sogni di gloria. 39esimo, quasi non matura la beffa quando Gagliano carica dai 30 metri e costringe Di Girolamo a stornare in calcio d'angolo. 46esimo, doppio giallo per Fantauzzi, fra i migliori dei suoi, e niente derby marsicano domenica per lui. L'1-0 è comunque salvo e alla fine i volti granata sono consapevolmente distesi. L'obiettivo salvezza, infatti, è ormai dietro l'angolo. Gianluca Giordani, altri 3 mattoncini, eh? Sì, 3 punti importanti in un momento importante del campionato. Venivamo da una serie di risultati purtroppo negativi, anche se le prestazioni c'erano sempre state. Oggi è la testimonianza di tutto quello che insomma ci sta succedendo l'ultimo periodo. Abbiamo, penso, creato una ventina di occasioni. Sì, una ventina di occasioni da gol. Purtroppo ne abbiamo fatto solo una e alla fine abbiamo anche rischiato. Ci siamo anche un po' compromessi la partita di domenica perché abbiamo avuto Giacomo espulso, Fantauzzi che per noi è un giocatore importantissimo. C'era anche Fantozzi diffidato? Sì, Fantozzi anche era diffidato, quindi ci mancano Fantozzi e Giacomo, però questo non fa niente, noi domenica abbiamo un'altra battaglia. Ricordiamo il derby contro l'Aizzano? Sì, al di là, domenica giochiamo contro la squadra più forte del campionato, e quindi lo sappiamo, abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere, andremo in campo a fare la nostra partita. Loro sono i più forti e l'hanno dimostrato anche nell'ultima partita con l'Aquila, quindi sarà difficilissima, dovremo fare una partita e dare oltre di più del 100%. Aggiorniamo un po' il conto alla rovescia, punti che mancano nella salvezza? 3 o 4? No, secondo me di più, almeno per stare tranquilli penso 6 punti ancora ci vogliono. Mister Antonacci, c'è ancora molto da lavorare. Obiettivamente sì, sapevamo che era difficile, sarebbe stato difficile e che è tuttora difficile, anzi ancora più difficile. Ci abbiamo provato, però siamo consapevoli delle nostre forze, purtroppo avendo una squadra giovanissima, quando vai su questi campi ci vogliono gli attributi, se no non porti punti a casa.
purtroppo sono dei bravissimi ragazzi non abituati a queste categorie, a questi scenari, diciamo, a queste situazioni di classifica. Bisogna farli crescere, ma purtroppo non abbiamo tempo, perché due partite in una settimana più la terza di domenica, c'è poco tempo per lavorare. Dove intervenire e come? Noi abbiamo cercato e ci siamo riusciti a intervenire su un equilibrio che era, diciamo, la pecca di questa squadra, che segnava tanti gol ma ne prendeva altrettanto tanti, solo che adesso ci manca l'altra parte, perché ne prendiamo pochi ma non ne facciamo proprio. C'è il rischio di uscire alla tagliola di punti di stacco e non disputare i play-out? Sì, si sa anche questo, ma purtroppo miracoli non se ne possono fare. Poi vuoi che ogni domenica c'è qualcuno dei big che manca, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, una squalifica o lavoro o compagnia bella, fare una panchina che ti giri ai 2006-2007 che dovrebbero risolvere e dare quel qualcosa in più in campo, non è che si può pretendere di raggiungere una salvezza con dei 2005-2006, insomma, devono crescere, però c'è bisogno di gente abituata.